Centinaia di studenti anche a Salerno in piazza per lo sciopero nazionale indetto dalle associazioni studentesche e dai sindacati contro le modalità sinora adottate per l'alternanza scuola-lavoro, che sarebbe portando ad una serie di storture. Secondo i dati nazionali diffusi dagli organizzatori e dai sindacati, il 57% degli studenti coinvolti nell'alternanza sarebbe stato impegnato in attività non inerente al percorso di studi. Per il 40% ci sarebbero state violazioni dei diritti sul luogo di lavoro. Il 38% di loro inoltre avrebbe pagato per svolgere le ore obbligatorie. Da qui la richiesta di correttivi decisi per evitare che un'occasione importante si trasformi soltanto in uno spreco di tempo ed uno sfruttamento per gli studenti. Ci preoccupa comunque lo sfruttamento che abbiamo notato comunque in tutto il paese, all'interno degli istituti, all'interno delle scuole in cui l'alternanza scuola-lavoro si svolge dal terzo anno. Abbiamo notato che ci sono molte differenze tra il nord e il sud Italia, abbiamo notato che il nord è molto più all'avanguardia, ha metodi e strumenti più moderni che comunque fanno vivere ai studenti e alle studentesse esperienze di alternanza che sono migliori delle nostre al sud Italia. Abbiamo notato che molti ragazzi vanno a lavorare gratuitamente perché il personale delle aziende non hanno soldi per pagare il personale e quindi sfruttano gli studenti. La cosa che ci preoccupa più di tutto non è di un domani svegliarci e non essere più studenti ma cavi da laboratorio e comunque personale per le aziende e per le multinazionali. Le attività che ci vengono proposte non riguardano minimamente ciò che, o almeno la conduzione di studio che stiamo facendo nel nostro liceo. C'è da dire che oltre a uno sfruttamento, sì, potrebbe essere anche letto in questa chiave, facciamo riferimento anche a una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di noi corpo studentesco. Dal momento che la maggior parte dei nostri licei, o almeno la maggior parte degli studenti che frequentano i nostri licei, vogliono in futuro affrontare una tipologia di studio che so configurabile in medicina, perché non fare degli stage proprio all'ospedale o cose del genere? Appunto per questo va a ricalcare il concetto di rispetto, esatto, va a ricalcare il concetto di rispetto, tolgono tempo a noi che magari potremmo spendere in modo positivo assolutamente per i nostri obiettivi e per il nostro futuro. Se è una cosa ingiusta e lo studente non deve fare questi lavori brutti, anche perché abbiamo avuto contatti con alcuni ragazzi dello scientifico di Agropoli, i quali sono andati a lavorare la terra veramente indecente, sono andati a raccogliere patate, quindi ci operiamo anche per loro, sono sicuramente qui. Come dovrebbe essere modificata l'alternanza scuola-lavoro o dovrebbe essere cancellata? No, secondo me non deve essere proprio cancellata completamente. Per come la vedo io, forse è più indicata per un istituto, per istituti che sono tecnici, professionali, industriali, dove i ragazzi possono magari sperimentare davvero il lavoro nelle fabbriche, nei laboratori tecnici, mentre la vedo meno indicata per dei licei come classico scientifico, dove toglie, secondo me, semplicemente ore allo studio, potrebbero essere utilizzate diversamente anche per approfondire alcune materie, anche nel pomeriggio ad esempio.